Ciao a tutti da Obelix di Airsoft City. Oggi vi presenteremo la linea Wild Dog and Warthog della G&G. Le caratteristiche di questi due modelli di fucili sono innanzitutto la costruzione interamente in metallo. Il corpo, il RIS, le tacche di mira, lo spegnifiamma sono in metallo solido con una finitura satinata molto resistente. Le uniche parti in polimero sono il calcio e il grip, la pistola. Internamente troviamo un sistema di grilletto elettronico che la G&G definisce ETU, Electronic Trigger Unit, insieme a un sistema MOSFET che consente la protezione del circuito elettrico e della batteria. Questo fucile si presenta perfettamente ambidestro, ossia ha leva di sgancio del caricatore, è selettore sia nella parte destra che nella parte sinistra del corpo, il che consente un utilizzo comodo anche ai mancini. Il calcio ha un disegno proprietario G&G, posizionabile in 6 posizioni, con un ampio vano portabatteria con un sistema molto comodo di sgancio del tappo posteriore e la possibilità di ospitare ulteriori batterie come le CR123 al suo interno. All'interno della replica troviamo il rinomato gearbox della G&G, molto robusto, con boccole da 8 mm e ingranaggi in acciaio temprato resistentissimi. Tutto questo insieme a un gruppo PAP estremamente affidabile danno a queste repliche una potenza costante che sfiora il joule. Di ottima fattura e interamente in metallo sono le tacche di mira anteriore e posteriore abbattibili, regolabile in altezza e in deriva, e il RIS, in questo caso da 7 pollici, modello Keymod, molto robusto, con una verniciatura estremamente solida. Le differenze più evidenti tra il modello Warthog e il modello Wild Dog sono nell'anteriore. Troviamo sempre un RIS Keymod ma con un disegno differente e al posto dello spegnifiamma del Warthog troviamo un tromboncino amplificatore nel Wildhog. Nella confezione viene fornito un caricatore maggiorato da 300 colpi con un design nuovo che presenta una gommatura che può essere utilizzata come ulteriore grip. Ciao a tutti da Obelix di Airsoft City, alla prossima! Che c'è?